Onorevole Paolo Trancassini, arrivano tanti soldi per i territori dall'osservatorio privilegiato della Camera e della Commissione. Chiedo come, dove si possono mandare questi soldi e qual è la battaglia di Fratelli d'Italia e del deputato Paolo Trancassini. Queste sono le occasioni importanti, sono le occasioni della vita dove uno deve giocarsi le carte importanti. Il nostro è un territorio che ha un problema principale, che è quello dell'isolamento, è quello appunto delle aree interne. Abbiamo ripetuto più volte in Parlamento che le aree interne non sono quelle lontane dal mare, ma sono quelle lontane per colpa dei collegamenti dai servizi, da tutto quello che serve a giovani, a anziani, a persone che comunque vogliono vivere come altri, come quelli che vivono nelle grandi città. Per fare questo servono i collegamenti, quindi investire sulla Salaria, e questo noi abbiamo cercato di farlo con tutta una serie di emendamenti, e siamo anche riusciti ad avere, diciamo, delle somme per la messa in sicurezza e per l'allargamento della Salaria, ma questa era e deve essere l'occasione della ferrovia. L'abbiamo proposti per primo, l'abbiamo fatto anche insieme alle Marche, l'abbiamo fatto anche insieme all'Abruzzo. Io ho parlato direttamente con la ministra Carfagna per spiegare che è un modo per rilanciare le aree interne, ma un modo per dare delle risposte importanti da un punto di vista economico delle zone colpite dal sisma, almeno le nostre, è proprio quello della ferrovia. Purtroppo, nonostante noi l'avessimo proposto, nel recovery non ha trovato spazio, e questo è molto grave perché avremmo visto somme importanti su questo progetto, ma avremmo visto anche questo progetto realizzarsi in tempi brevi, perché il recovery va su una corsia preferenziale, quindi le opere devono essere realizzate entro il 2026. Adesso vediamo che c'è in atto una forma di ripensamento da parte anche delle altre forze politiche, e noi che siamo abituati a costruire, non a distruggere, quindi a confrontarci piuttosto che a polemizzare in maniera sterile, apprezziamo questa disponibilità che viene dal Partito Democratico. Abbiamo visto la disponibilità anche dell'onorevole Melilli, e questo ci fa piacere. Certo è che comunque noi il treno vero del recovery lo abbiamo perso. Adesso ci sono altre somme che sono state allocate anche con una importante somma per la progettazione. Ci auguriamo che si riavvii questo confronto, e devo dire che salutiamo con grandissimo piacere le parole del vescovo di Rieti, che appunto il 24 agosto ha ritenuto centrale il progetto da proposto da noi, che è quello appunto della ferrovia. Per chiudere, una curiosità quasi personale. È iniziato il semestre bianco. Chi vedrebbe bene come Presidente della Repubblica, come prossimo Presidente della Repubblica? Io come Presidente della Repubblica non le posso dire, non le do un nome. Le dico che il Presidente della Repubblica in una Repubblica parlamentare è un arbitro. A me piacerebbe una volta avere un arbitro che non, insomma, che dia pari opportunità a tutti, e che sia veramente un momento di equilibrio e di unità, soprattutto all'interno delle crisi parlamentari. Perché la nostra, essendo una nazione un po' particolare, un po', diciamo, abbiamo visto in questa legislatura tante crisi, eccetera, ecco, mi auguro che il prossimo Presidente della Repubblica abbia questa sensibilità di essere equidistante da tutti, e quindi essere sereni rispetto a tutto quello che ci aspetterà domani. Grazie. Consigliere regionale Sergio Pirozzi, arrivano tanti soldi. Io credo che quando lei, insomma, si è reso conto di quanto possa, essere sfruttato da questo territorio, un'idea se la sia fatta su come investirli. Penso alla zona del cratere. Sì, no, parte innanzitutto secondo me da un investimento importante sulla sanità territoriale. Questo penso sia. Vecchia battaglia. No, penso che sia cosa importantissima. Passa dal lavoro, per cui creare anche delle zone, diciamo, fiscali vantaggiose, passa da una completa digitalizzazione del territorio. E passa secondo me per due valorizzazioni, una di un certo tipo di agricoltura biologica e penso anche sulla valorizzazione del nucleo industriale di Rieti, riproponendo quella che era la sua mission, diciamo, originale, fare una Silicon Valley del centro Italia. Ecco, queste secondo me sono le quattro cose, fermo restando che abbiamo la necessità, secondo me, anche di fare questa ferrovia dei due mari, che collegherebbe, diciamo, l'Adriatico al Tirreno e sarebbe secondo me la ciliegina sulla torta. Tutte queste cose messe insieme hanno un senso, se ne facciamo solo due secondo me il senso non c'è, per cui perderemmo secondo me l'ultima grande opportunità per valorizzare questa dorsale appenninica del centro Italia. Una battuta sull'attualità politica amatriciana. Lei si era proposto come, diciamo,
tratto d'unione, di un, mi prendo io la responsabilità del termine, governo dei migliori. Non c'è stata una sintesi, lei ha augurato comunque buona fortuna, perché non c'è stata però questa sintesi? Ma non c'è una sintesi, perché secondo me questi territori che sono stati devastati dal terremoto non si sono resi conto, secondo me, che oggi la battaglia è una battaglia totalmente diversa dalle vecchie logiche. Per cui avrei fatto il Draghi della situazione, che mio malgrado, perché avrei abbandonato il ruolo di consigliere, diciamo, regionale. Però se poi vedi che la sintesi non c'è, inutile. No, io è chiaro che continuerò a lavorare come ho sempre fatto per la provincia di Rieti, per Amatrice in particolare, con il mio ruolo, e starò a disposizione dell'amministrazione che vincerà, come è giusto che sia. Consigliere Chiara Colosimo, che può chiedere Rieti dai tantissimi fondi che arriveranno nel Lazio e in questi territori, qual è una proposta che lei si sentirebbe di catalizzare, di mandare avanti? Beh, Rieti è un patrimonio culturale straordinario, questa manifestazione dimostra che città come Rieti possono essere aiutate nel turismo innanzitutto laziale con degli investimenti mirati. Io credo che rilanciare la città di Rieti sia fondamentale e faccio una proposta su tutte, che è quella poi che vi farà sicuramente l'onorevole Trancassini, che noi abbiamo sposato, che Fratelli d'Italia sostiene, ed è quella della ferrovia. Quindi le infrastrutture, puntare sui collegamenti. Un collegamento veloce e diretto che permetta anche a chi conosce Rieti, magari poco, magari non abbastanza, di venirci più frequentemente e di scoprirla nelle sue bellezze. Quindi puntare su una ferrovia che sia solo su Roma o che direttamente attraversi l'Italia, e quindi questa proposta dei due mari, cioè quella che possa collegare il Tirreno all'Adriatico? Secondo me ovviamente bisogna andare verso la proposta dei due mari, perché Rieti può essere il cuore di questa tratta e perché questo aiuterebbe anche il turismo che viene dalle altre regioni. Una battuta da un esponente dell'unico partito di opposizione. In questo momento si sta parlando di obbligo vaccinale. Qual è la posizione dei Fratelli d'Italia in regione e in generale nazionale? Io sono vaccinata, invito tutti quanti a vaccinarsi, ma non credo che l'obbligo aiuti a convincere le persone che l'unico modo per uscire dalla pandemia è la scienza. Senatore Luca De Carlo, a Rieti per parlare della Fiera Mondiale del Peperoncino, ma soprattutto del destino di tanti soldi che possono arrivare sul territorio. Qual è il pensiero di questi tanti fondi che l'Italia potrà sfruttare dell'unico partito di opposizione? Insomma, intanto la preoccupazione che vengano utilizzati bene. E non è assolutamente scontato, visto gli ultimi tre anni e la conduzione degli ultimi tre anni di questi governi che di fatto si sono succeduti. Poi una grande preoccupazione è quella relativa all'indebitamento che abbiamo nei confronti delle generazioni future, per cui le aree come, io sono di Belluno, ma come Belluno, come Rieti e come altre aree interne, sono destini incrociati e soprattutto destini che si possono accomunare da questa volontà ferma di rovesciare un paradigma, cioè quello che tra 20 anni la maggior parte della popolazione viva nelle città e non nelle aree rurali. Noi crediamo invece che nella valorizzazione del territorio, e cioè nelle peculiarità, nella grande diversità che alberga in tutta la nazione, ci sia la prima grande soluzione per i problemi dell'oggi, indipendentemente dalle risorse che avremo a disposizione. La nascita della consapevolezza dell'importanza dei borghi antichi e soprattutto dei terreni, delle aree chiamate marginali ma non certo marginali, sono il nostro valore aggiunto e quello che dobbiamo mettere in campo.